Ebola non c'è ancora un vero vaccino, mentre ne abbiamo tantissimi altri che per altre realtà che aiutano, e qui si capisce l'importanza della vaccinazione. Ma io credo di sì, abbiamo però dei dati che mostrano in maniera chiara e inconfutabile come per certe malattie l'avvento delle vaccinazioni ha eradicato o ridotto quasi a zero il problema. Si pensi alla poliomielite, dove ormai sono solo 4-5 paesi al mondo che hanno questa malattia, e in passato ha fatto vittime e ha fatto anche disabilità per tutta la vita. Si pensi all'epatite B, quando c'era e circolava tra i giovani c'erano i tumori primitivi del fegato che oggi sono quasi scomparsi grazie a oltre 20 anni di vaccinazioni su tutta la popolazione. Io credo che il mondo scientifico deve rispondere coi dati scientifici e naturalmente non trascurando che oggi il paziente o comunque le categorie destinatarie di queste iniziative devono essere informate per poter conoscere quelli che sono i vantaggi, tanti solitamente, e quelli che sono i rischi che ogni tanto ci sono e che secondo noi in qualche caso è opportuno prendersi per una più generale protezione nei confronti delle malattie.